momento importante per la nostra comunità, perché un iter che è durato quasi un anno, da quando abbiamo sfruttato praticamente il finanziamento regionale di 8.000 euro, abbiamo iniziato questo progetto, questa idea. Devo ringraziare i due professionisti che ci hanno affiancato, l'avvocato Giovanni Girolamo e l'ingegnere Antonio Tosto. Ora è arrivato a maturazione, abbiamo costituito l'associazione Comunità Energetica di Molinara. Questa sera la vogliamo presentare ai cittadini, spiegare il funzionamento, dire che è una grande opportunità, perché con la comunità energetica praticamente si capovolta il tutto, cioè i protagonisti sono gli attori del paese, tutti, dall'amministrazione comunale, le associazioni, le imprese locali, le aziende e i privati cittadini. Per cui si può fare insieme accumulo di energia, poi grazie a questo accumulo di energia può essere redistribuito, diciamo, attraverso il pagamento delle bollette, quindi avendo una diminuzione nel pagamento delle bollette. E quindi io credo che questa è un'iniziativa importante, perché mette Molinara in linea con quello che è lo spirito europeo, con quella che è la linea dell'energia alternativa e del risparmio energetico. E quindi questa sera da Piazza San Rocco, ecco, da Piazza San Rocco c'è un orizzonte europeo anche per la nostra comunità. I soci fondatori di questa comunità, l'associazione e il comune di Molinara, con il partnership della Fondazione Attilio Emanuele e della Prologo di Molinara, che sono due associazioni che rappresentano bene il nostro territorio. Inizieremo con una campagna di adesione, quindi c'è la possibilità di aderire, di essere protagonisti all'interno della comunità energetica, lo ripeto, in modo particolare le imprese, le aziende, chi ha dei capannoni a Molinara, per cui il comune chiaramente è un ente che già metterà a disposizione le due strutture che hanno avuto un finanziamento, che è la casa comunale e quindi verrà messa nella comunità energetica, e la palestra comunale, quindi c'è già un grande avvio. Il comune chiaramente non ha scopo di lucro, per cui non dobbiamo avere riduzione di bollette, ma questo verrà spalmato per i cittadini.